appassionati di basket, buonasera da Francesco Vallesi. Siete collegati in diretta dal Palamedi di Porto Recanati, dove sta per avere inizio l'ultima giornata del campionato di Serie B interregionale Girone E. Di fronte l'Attila Basket ed il Bramante Pesaro, due squadre che si sono già qualificate per la seconda fase, i pesaresi che affronteranno i play-in gold insieme a Matelica, Senigallia e Loreto Pesaro, ovvero le prime quattro squadre classificate appunto in questo girone, mentre l'Attila parteciperà ai play-in silver, il secondo gruppo, ovvero con le squadre dal quinto all'ottavo posto, che si incrocerà poi con quattro formazioni del girone F. Tre le sappiamo già, ovvero Ferentino, Cagliari e Carver Roma. La quarta che sarà o Val di Ceppo oppure Viterbo. Tutto dipende dall'esito di questa ultima giornata che si gioca, ve lo ricordo, in contemporanea su tutti i campi. Mentre prima di questa partita ci sarà un minuto di raccoglimento in memoria di Giuseppe Campanella, che è un arbitro di appena, pensate, 53 anni, che è tragicamente scomparso proprio durante una partita che lui arbitrava nel campionato divisione regionale 3 alcuni giorni fa. Si è accasciato a terra a metà del primo quarto e purtroppo non si è più rialzato. Un abbraccio ovviamente alla famiglia ed eccolo il minuto di silenzio proprio in onore di Giuseppe Campanella. Ora occupiamoci di questa partita, vediamo i quintetti per l'Attila. Abbiamo Mattia Balilli con il numero 3, gli esterni Gulini e Mario Mancini, sotto le plance Annibaldi e Peppo Gammazzo, mentre risponde il Bramante con Delfino, Ricci, Giampaoli, il numero 20 Alessandro Panzieri e il Gabriele Crescenzi. Il pallone per Gammazzo, ancora Balilli sul lato destro del parquet, va ad attaccare il ferro, un tiro in sottomano che non entra. Entra invece il tiro di Capitan Gamaso, che quindi suggella i primi punti in assoluto di questa partita. Balilli intanto lo schiacciato per Mario Mancini, il ribalto per Annibaldi che ci prova da tre e Annibaldi la mette. Redolf finta il tiro da tre, poi c'è Annibaldi sulla linea di fondo, ancora il pallone per Redolf, ci prova da tre punti e mette la tripla anche Matteo Redolf. Contropiede, vediamo, di gran carriera Montanari, passaggio no look per Trentini e Giorgio Trentini va a realizzare un gran canestro per Trentini. Si chiude quindi il primo quarto con il vantaggio dell'Attila Basket sul Bramante Pesaro di tre lunghezze, 21-18. Intanto ci riprova Redolf, lui si sente questo tiro e dopo aver appioppato una stoppata a Lucio Delfino ha detto: ragazzi, sapete cosa c'è, mi prendo anche questo tiro da tre. Agulini, vediamo che va alla azione individuale, va a forzare il tiro, ma poi c'è Mario Mancini che va a ribadire a canestro. Redolf ci riprova dall'altro lato e va ancora a punire. Suono della sirena che sancisce il termine del secondo quarto qui tra Attila Basket, che è in vantaggio sul Bramante Pesaro per 40-36, quindi una partita piacevole come era lecito aspettarsi. Subito anche che in questa ripresa coach Massimiliano Nicolini manda sul parquet il capitano, il suo giocatore storico, vale a dire sua maestà Michele Ferri. Il vada a prendersi un tiro ma a recuperare un pallone, questo rimbalzo Gianmarco Gulini per Annibaldi, il gioco per Gamaso e va a realizzare un bel canestro Peppo Gamaso. Serie di finte ancora Gianmarco Gulini, pallone per Annibaldi, è solo da tre punti e va ancora a realizzare un bellissimo canestro Edoardo Annibaldi. Gulini intanto, pallone per Peppo Gamaso, ancora Gianmarco Gulini che va a realizzare per Annibaldi, è solo dall'angolo Annibaldi, tiro corto, lo stesso Annibaldi prende il pallone, lo scarico per Gamaso e va a realizzare un bel canestro. È stato molto bravo Annibaldi perché ha capito che aveva sbagliato il tiro e non si è dato per vinto, ha recuperato il suo rimbalzo offensivo, ha dato un assist a Gamaso che poi non si è fatto pregare per tramutare a canestro il 60° punto per l'Attila. Come vedete inquadrato il tabellone, si chiude il terzo quarto con il vantaggio in doppia cifra per la formazione del presidente Giuseppe Pierini. Annibaldi
Montanari va al tiro, anche Luca Montanari a questa partita, ormai la vittoria è nella incassaforte ancora per l'Attila Basket, che ha disputato un grandissimo girone di ritorno. E intanto Trentini è andato a ribadire dai 6-75, un vantaggio che lievita a più 21 l'Attila Basket. E intanto c'è un canestro di Losinski, anche lui è andato a realizzare due punti facendo valere il suo fisico, un canestro poi con un coefficiente di difficoltà veramente alto. Tanti giovani sul parquet, è andato a segno il numero 0 Andrea Cavedine, ultimi 25 secondi, 24, vediamo se i giocatori decidono di finirla qua. Infatti supera la linea di metà campo Gianmarco Gulini e finisce qui la partita, anche se il cronometro, i secondi del tabellone continuano a scorrere. Applausi qui del pubblico, applausi tra abbracci tra le due squadre. Punteggio finale Attila 80, Bramante 59. Quindi l'Attila che ribadisce il suo quinto posto in graduatoria. Noi facciamo un grandissimo in bocca al lupo al Bramante Pesaro per la sua seconda fase, vale a dire i play in gold, essendosi classificate tra le prime quattro squadre appunto. Mentre l'altro in bocca al lupo lo facciamo all'Attila Basket nei suoi play-in silver che scatteranno i primi di marzo. Non sappiamo ancora il calendario, uscirà in settimana, non sappiamo ancora l'ultima avversaria dell'Attila Basket. Comunque vi invito a seguire la pagina Facebook appunto della formazione arancio-blu, dove troverete tutte le notizie in proposito. Bene, veramente tutto qui dalla Palamedia, ancora una vittoria per l'Attila Basket che ribadisce la sua leadership in questo campionato con 9 vittorie su 10 incontri. Applausi del pubblico locale agli arancio-blu. Quindi è tutto qui dal Palamedia, ribadisco il risultato finale: Attila Basket batte Bramante Pesaro 80-59. Un cordiale saluto da Francesco Vallesi e viva il basket sempre. Eccoci con il presidente Giuseppe Pierini. L'Attila Basket chiude questa regular season con una bella vittoria. Ecco presidente, per come era iniziata questa stagione, le difficoltà che sono state incontrate lungo il cammino, direi che comunque possiamo essere soddisfatti di questa prima parte di stagione. Sì, diciamo che abbiamo fatto due fasi di campionato. La prima fase purtroppo un po' sfortunata per i disguisi tecnici e anche per gli infortuni che abbiamo avuto. La seconda fase invece siamo riusciti a dimostrare quello che eravamo, quello che le potenzialità che abbiamo e soprattutto il fatto che la squadra è riuscita ad unirsi, a combattere in maniera unitaria, a stare sempre nel pezzo, e la dimostrazione alle ultime 10 partite, le ultime 10 partite che ne abbiamo vinte addirittura 9, questa è l'ultima partita che abbiamo vinto, quindi è la dimostrazione che nell'ultima fase stiamo incrementando le nostre potenzialità. Stiamo prendendo coscienza delle nostre possibilità di arrivare avanti. Adesso è chiaro che abbiamo finito questa prima fase, la seconda fase inizierà fra 2 settimane, siamo pronti, speriamo fisicamente, soprattutto ecco, l'unico problema che noi abbiamo è avere la squadra fisicamente pronta, ed è questo l'augurio che faccio alla squadra, anche perché fino adesso le vicissitudini a livello fisico ce ne abbiamo avute diverse, quindi basta, pensiamo che abbiamo dato tanto, adesso il tornaconto deve essere positivo nei nostri confronti, quindi ecco, ci prendiamo tutto quello che abbiamo fatto fino adesso, i lati positivi e i lati negativi, e guardiamo avanti. Ecco, adesso l'Attila andrà a confrontarsi con le squadre degli altri gironi, cosa si aspetta da questa seconda parte di stagione? Beh, questo è un discorso adesso un po' complicato, anche perché fino adesso noi ci siamo concentrati su questo girone, il nostro girone.
Dall'altra parte, questa è una materia che approfondiremo in questa settimana e nella prossima. Abbiamo due settimane di tempo per organizzarci e vedere i video magari delle altre squadre del girone laziale. So che andremo anche in Sardegna a Cagliari, quindi ecco, è tutto il bello di questo campionato è anche questa varietà di squadre che andremo ad affrontare. Noi siamo consapevoli solo del fatto che noi abbiamo le nostre potenzialità e possiamo dimostrare con tutti che possiamo vincere. Come dicevo prima, abbiamo vinto 9 partite su 10, quindi questo è un buon viatico per il futuro e siamo positivi. Marco Cappelletti, membro dello staff tecnico dell'Attila Basket, quest'oggi si chiude la regular season con una grande vittoria. Ecco, diciamo, non era una partita fondamentale per la classifica, però nonostante questo l'Attila è sceso in campo col giusto spirito. Sì, come giustamente hai detto tu, una partita non fondamentale, importante, e comunque è stato un buon test sia per i giovani che abbiamo e sia per dimostrare delle cose che avevamo messo da parte in campionato, precampionato, e l'abbiamo soddisfatte e messe in campo oggi con buoni risultati, diciamo. Ecco, se l'ultima partita era stata vinta in difesa, quest'oggi invece c'è stata una grande prestazione offensiva da parte dell'Attila. Diciamo che sì, abbastanza offensiva, anche se con pochi canestri all'inizio. Anche difensivamente comunque abbiamo dato il nostro, è stata una buona partita, dai. Ci avviciniamo, come dicevamo col presidente, adesso alla fase calda della stagione. Ecco, ti rifaccio un po' la stessa domanda: cosa ti aspetti per questa seconda parte? Bella domanda. Adesso è tutto ancora da vedere, sia per la formula sia per le squadre che andranno a questo girone silver, diciamo, e vedremo chi incontreremo. Un'idea più o meno vaga c'è, però aspettiamo che esca il tabellino ufficiale. Ecco, noi parliamo sempre dei giocatori in campo, però insomma c'è un grande staff tecnico dietro questa squadra e queste vittorie ne sono un po' la prova. Sicuramente c'è un grande lavoro dietro, soprattutto dietro, partendo da tutto lo staff che sta in panchina, fuori dalla panchina, gli addetti alle riprese, Vallesi, tutti quanti. Sono tutti tasselli fondamentali per creare e formare quello che siamo. Una famiglia soprattutto, e ricordando per cosa siamo qua. Carol Rosischi, uno dei giovani più interessanti di questa Attila Basket, oggi hai avuto modo di entrare e metterti in luce anche con un bellissimo canestro. Grazie mille, è stata una settimana intensa quella di questa settimana, abbiamo lavorato molto per questa partita, ma soprattutto ringrazio tutti gli allenatori della prima squadra, ma soprattutto quelli del settore giovanile, hanno fatto un grande lavoro. Ringrazio tutta la società per questa opportunità di giocare oggi così tanto, veramente fantastico, un'esperienza unica. Sicuramente esperienza che aiuta al tuo processo di crescita, così come aiuta anche gli allenamenti in settimana con i ragazzi più esperti. Sì, sì, certamente, allenarsi con la prima squadra è un'esperienza unica, come hai appena detto, la crescita è grande, soprattutto perché sono 3 anni che ormai mi alleno con loro, quindi è veramente una cosa molto importante per me allenarmi con loro e soprattutto crescere così tanto grazie a loro. Luca Sargentoni, vice allenatore dell'Attila Basket, quest'oggi si chiude la regular season con una grande vittoria. Ecco, insomma, oggi non era facile rimanere concentrati per tutta la partita, ma invece ci siete riusciti benissimo, direi. Sì, i ragazzi sono stati molto molto bravi, perché hanno mantenuto la concentrazione anche per 40 minuti in una partita che come dire, non era facile, visto che comunque la classifica era abbastanza delineata sia per noi che per Bramante. Ci sono anche altri risultati chiaramente da vedere, però per quanto ci riguardava era, come dire, il quinto posto era certo e Bramante arriva tra le prime 4, e quindi era una partita che poteva, ecco, anche non essere poi così presa in maniera importante dai ragazzi. Invece sono stati molto bravi, sono stati concentrati, e quindi è una vittoria che testimonia il buon lavoro che stiamo facendo. È dall'inizio dell'anno che questi ragazzi si stanno allenando bene, merito loro, merito di tutti, dello staff, della società,
che comunque c'è stata sempre vicina, e lo staff ha lavorato unito e questo si vede, penso giornalmente, i ragazzi rispondono bene sul campo, ogni volta che scendono in campo ci stiamo allenando bene, quindi io questo penso che sia un buon auspicio per affrontare nel migliore dei modi questa seconda fase, che ancora non sappiamo con certezza quali saranno le squadre che andremo ad affrontare, però i presupposti come dire, per provare a far bene ci sono, quindi noi adesso dobbiamo cercare di continuare a fare quello che stiamo facendo giornalmente, cioè allenarci bene, lavorare duro e poi vedere quello che potremo raccogliere, insomma. Ecco, hai detto bene, adesso ci saranno queste due settimane di pausa, serviranno, no, per prepararsi meglio, soprattutto anche per recuperare un po' di energie. Assolutamente sì, e dovremo cercare di arrivare nella seconda fase nella miglior forma possibile, in salute, sperando che, come dire, un po' di buona sorte ci assista, perché fino adesso abbiamo avuto infortuni gravi e anche oggi per esempio Cingolani era assente per influenza, quindi a testimonianza di quanto alcune volte siamo stati anche un po' non proprio fortunati, e quindi come dire, però non ci dobbiamo attaccare alla fortuna o alla sfortuna, dobbiamo continuare, ripeto, a lavorare ed affrontare questa seconda fase con quell'energia, con quella voglia per cercare di conquistare sul campo quello che meritiamo, perché se si lavora e se si lavora bene dobbiamo, come dire, continuare a meritarci quello che stiamo facendo giornalmente, perché stiamo veramente lavorando sodo, quindi cercheremo di fare del nostro massimo. Paolo Cuna, il vice allenatore dell'Attila Basket, ecco un po' quello che dicevamo in precedenza, oggi era sicuramente una partita da prendere con le pinze perché, ecco, non aveva grossissimi discorsi di classifica, però l'Attila comunque ha risposto alla grande sul campo. Sì, sì, abbiamo giocato molto bene, tutti quanti hanno dato il loro contributo, mi è piaciuta anche molto la difesa all'ultimo quarto dove siamo andati molto bene, siamo stati tutti sul pezzo, quindi molto bene così. Ecco, il coach prima di questa partita aveva detto, no, come si aspettasse una prova di crescita, così è stato, adesso ci saranno queste due settimane di pausa, dove lavorerete maggiormente? Sicuramente lavoreremo sull'aspetto fisico per mantenere questa condizione che è buona, perché ci stiamo allenando molto bene, quindi dobbiamo mantenere alta il livello di allenamenti e soprattutto andremo a vedere quelle cose sullo specifico per migliorare gli schemi già rodati comunque. Mental coach dell'Attila Andrea Giri, ecco, abbiamo affrontato un po' il discorso con i tuoi colleghi, oggi si poteva, no, rischiare di scendere in campo con un atteggiamento sbagliato, invece così non è stato. No, non è stato perché l'avevamo preparata in questo modo, questa partita per noi serviva come allenamento di testa per la seconda fase, quindi dovevamo scendere in campo con determinate regole, sono stati bravi i ragazzi a averle rispettate tutte, e quindi adesso ci prepariamo per la seconda fase che arriverà tra poco. Abbiamo intervistato prima Rosischi, lui così come altri giovani questa sera hanno avuto modo di scendere in campo, quanto è importante anche nel lavoro quotidiano la loro presenza nel gruppo? Ma la loro presenza è fondamentale soprattutto per dare una continuità tra settore giovanile e prima squadra. Stanno crescendo, sicuramente allenarsi con i più grandi aiuta, allenarsi sotto il piano psicologico aiuta a quest'età, sicuramente per una crescita più omogenea dell'atleta, quindi loro stanno rispondendo presenti, quindi Marcone la partita scorsa, lo Zischi in questa hanno anche timbrato il cartellino, quindi grande soddisfazione per noi. Ecco, abbiamo chiesto prima ai due vice allenatori come si preparerà l'Attila in queste due settimane dal punto di vista tecnico, invece ti chiediamo appunto a te dal punto di vista mentale dove si lavorerà maggiormente. Ma si lavorerà che le squadre che affrontiamo sarà la prima volta, quindi ci sarà da studiarle e vederle quali sono le caratteristiche, ma noi dobbiamo rimanere con la nostra identità. I miei colleghi hanno sottolineato quanto è importante l'aspetto anche atletico e di forma. E la squadra sta crescendo, è cresciuta molto, siamo a tante vittorie di fila, si sono mentalizzati, abbiamo un'identità di squadra in questo momento, quindi la affronteremo e la prepareremo in questa seconda fase con questo mood.